Invece qua abbiamo il nostro, penso il... Io sono il tecnico dell'Alpino Manzanese. Veramonte quest'anno abbiamo scommesso su una formazione molto forte e purtroppo i miei ragazzi hanno avuto un momento di difficoltà, ma non importa. Ho un super gelatino che è veramente molto freddo e quando gioca bene è sciolto. Ma di questa nuova stagione 2012 che sta arrivando, che cosa ne pensi? Ma guardi, io vedo l'orizzonte molto sereno, anche se domani hanno messo pioggia, ma non importa. E vedo che la formazione può dare veramente tanto. E allora, io avevo la formazione che si chiamava Paris Ben Ballon, e giocavamo in Francia, e eravamo una veramente formazione. Ho portato due elementi, Spigarol. Ah, Spigarol, sì. Ed è... Il signore con la maglia a righe di festa. Ah. E poi ho preso anche un giocatore di peso, che è l'ultimo in fondo. E quello veramente forse ci farà la differenza. Sicura, in tutto per tutto. Lui è una buona tovaglia, diciamo, perché lui mangia, lava, sporca e fa tutto. Adesso lo vedete al tiro, guardate come l'ho impostato. Tu noterai una cosa, se non cade forse tira. Eccolo là. Yes. Ecco, ha preso la sua. Bravo. Ha pagato molto questo giocatore o... Ma guardi, adesso io non so perché mio, come dicono da voi, purcitare due salami, una sorpresa sì, e tutto... un pezzo di formaggio di malga molto buona dalle parti su di Valfella, e sono le vacche pezzate, dicono, no? Sì, perché uno si arrabbia da un colpo le spezzate e allora vengono fuori le spezzate. Ecco che torna a tirare il nostro campione, eccolo. È sempre bello. Ulala. Se noi continuiamo così, questo campo potrebbe essere veramente un campo di golf, perché c'è pieno di buchi. Questo è il buco numero 9. Ah, bene, bene. Adesso vado a vedere dei miei giocatori, perché li vedo un po' sparduti. Sì, anche lui è un po' sull'anzianetto, ma... Questo giocatore? Sì, l'ha pagato molto. Oui, non l'abbiamo preso peso, ma l'abbiamo preso età. Età? Sì, più anni e meno costo. Va bene. Però c'è un futuro davanti. Ah, bene, bene. Infatti bene. Adesso è stato prelevato per far parte della selezione di Sereni Orizzonti, che andrà a fare in giro un grande torneo di bosce. E noi siamo orgogliosi di questa convocazione. Perfetto, ma infatti lo vedo pimpante, bello. Infatti si chiama primo trofeo sedia dondolo e pensiamo che lui forse può anche vincere. E io mi auguro veramente col cuore che lui ce la faccia, perché ormai sa come posso dire, dondolo vicino e vicino anche il pallino. E allora speriamo che sia così. Lo ringrazio. È stato veramente un piacere. Sì. Okay? E io lo spero di tornare a intervistare al prima possibile. Qui, se non mi mandano via prima, veramente adesso bene, siamo col bene, contratto. Adesso andate a intervistare il presidente, che adesso, lo conosce adesso, molto bene. Oui, adesso se vuole intervistare il signor Gelatino. Gelatino, molto freddo, anche lui molto ha una bella carriera da bozzofilo. Oui, lui ha incominciato da molto piccolo. Io mi ricordo che ha buttato via il ciuscio, ha preso il pallino, ha detto questa è la mia vera storia. E da lì è diventata tutta un'avventura. Grazie, la ringrazio moltissimo. È stato veramente un piacere. Arrivederci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir.